Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo Di Salvio e sono il direttore della collana I Quaderni del Mistero, ovvero mi occupo di selezionare e a volte anche scrivo i racconti che vi vengono inseriti. I libri sono di 30, 40, 20 pagine e sono strutturati come dossier che nella mia immaginazione sono stati scaricati illegalmente, quindi alla fine si è scritto file danneggiato. Infatti il finale è di tipo aperto, quindi l'autore, il lettore può immaginare come può essere finita la storia, il che stimola molto la sua fantasia. Alcune storie sono inventate da zero, mentre altre sono ispirate a fatti reali. Altre ancora invece sono resoconti di eventi reali, come per esempio il castello di Amelia e l'indagine, che è un'indagine alla quale io ho partecipato di persona per stabilire se ci fossero o no dei fantasmi nel castello di Amelia. Oltre che a selezionare i libri, mi occupo anche della loro impostazione grafica. Qua potete vedere degli esempi e come potete vedere sono strutturati come quaderni, da qui il nome I Quaderni del Mistero. Adesso vorrei parlarvi di una mia esperienza in particolare legata a questi libri. Un'esperienza riportata parzialmente in questo libro, La casa del diavolo, scritto da me. Io con i miei amici eravamo andati a visitare una casa abbandonata vicino dalle mie parti per vedere se che fosse veramente infestata. L'avevamo scoperta su un sito e ci siamo andati. Ci siamo portati dietro una termocamera con la quale dovevamo rilevare eventuali presenze, anche se alla fine non abbiamo trovato niente. Tuttavia, molte volte sentivamo degli strani rumori, ci siamo suggestionati molto e secondo me è stato proprio questo il bello dell'esperienza. All'interno della casa, sul muro della rampa delle scale, c'erano molte scritte inneggianti al demonio, a Satana, eccetera. Allora lì ci siamo presi veramente paura. Oltre al fatto che abbiamo trovato una carcassa di un animale che sembrava mummificato, lì ci siamo veramente spaventati, alcuni di noi avevano mal di testa, alcuni mal di stomaco. Forse è stata la suggestione, forse no. Siete tutti invitati a conoscere le storie reali o forse fantastiche dei Quaderni del Mistero.